Ciao, possiamo farci scrivere un libro completo da un'intelligenza artificiale come ChatGPT senza scrivere noi stessi neanche una parola? Scopriamolo insieme in questo video. Di recente si parla tantissimo di intelligenza artificiale, di chatbot e anche di ChatGPT, per cui ho deciso anche io di fare un piccolo esperimento, di cui vi parlerò fra poco. Ma iniziamo a capire bene di che cosa si stiamo parlando. Che cos'è ChatGPT? ChatGPT non è altro che un chatbot, cioè un algoritmo di machine learning che risponde alle nostre domande quasi come se fosse una persona reale. Questo ChatGPT è stato sviluppato da una società che si chiama OpenAI, che è una società senza fini di lucro, peraltro famosa anche perché uno dei primi fondatori è il famosissimo Elon Musk, che poi è uscito, almeno apparentemente sembra essere uscito dalla società nel 2018, rimanendo però un donatore, quindi forse non è uscito del tutto. In ogni caso, non è questo il punto. ChatGPT è una intelligenza artificiale simile per certi versi a quelle che abbiamo già provato su questo stesso canale, ad esempio Writer, metterò il link in descrizione, simile anche a Jasper che io stesso ho provato, ma diversa da entrambe, per certi versi migliore e soprattutto è diversa perché è gratuita. Sì, infatti perché ChatGPT al momento si trova in una versione di prova che tutti possono testare semplicemente accedendo al sito e registrandosi tramite un semplice passaggio tramite Google o Facebook. E a questo punto immagino alcuni di voi si staranno già fregando le mani perché stanno pensando di poter utilizzare questo tool, questa intelligenza artificiale, per scrivere dei contenuti o dei libri interi da mettere sul web o da mettere sotto forma di libro in vendita su Amazon, sul Kindle Direct Publishing. E questa è una cosa teoricamente fattibile, però non è tutto oro ciò che luccica. Lo vedremo nel corso del video. Prima di andare avanti, vi ricordo che questo è il mio canale in cui parliamo di marketing, di business, di self-publishing e di strumenti utili che ti semplificano la vita. Se vi piacciono i contenuti come questo, vi invito a mettere un like al video, a lasciare un commento, soprattutto a iscrivervi al canale ed attivare le notifiche in maniera tale da essere avvisati ogni volta che caricherò un nuovo video. Si tratta di un gesto che a voi non costerà nulla, ma che potrà aiutare molto me a far crescere sempre di più questo canale. Allora, possiamo dare il via al nostro esperimento in cui proverò a far scrivere un intero libro a ChatGPT. Prima di tutto bisogna scegliere un argomento per il libro. Molto brevemente ho scelto questo tema, vivere di rendita, che è il tema delle rendite passive, molto utilizzato nell'ambito del self-publishing. Non è una cosa che amo particolarmente, ma può andare bene ai fini di questo esempio. Come si può vedere, ci sono diversi libri che hanno tutti lo stesso titolo, vivere di rendita. Ok, andiamo su ChatGPT, clicchiamo su Try ChatGPT, ci loghiamo e iniziamo una nuova chat. Per prima cosa ci presentiamo, ciao. Vediamo cosa ci risponde. Ciao, come posso aiutarti oggi? Bene. Vado subito al dunque, la mia domanda è questa: potresti scrivere per me un libro intero? Vediamo cosa ci risponde. Sì, posso scrivere un libro per te, tuttavia potrei aver bisogno di maggiori dettagli su ciò che vorresti che il libro tratti, il genere e pubblico di riferimento, ok? Inoltre ti consiglio di verificare la lunghezza del libro che desideri e il budget a tua disposizione, poiché la scrittura di un libro intero può richiedere molto tempo e sforzo. Vado subito al dunque, vorrei scrivere un libro intitolato Vivere di rendita, guida pratica per smettere di lavorare e ottenere la libertà finanziaria in pochi semplici passaggi. Potresti fornirmi un elenco di 12 capitoli? Considera che ho bisogno di scrivere un libro di almeno 20.000 parole. Vediamo la sua risposta. Sì, posso fornirti un elenco di 12 capitoli, ok, per il libro, ed ecco l'elenco dei capitoli. Ok, li sta scrivendo.
Introduzione, ok, capitolo 1, capitolo 2. Bene. Ecco qui, mi ha fornito un elenco di 12 capitoli. Va bene, posso iniziare a chiedere, chiederò adesso a ChatGPT di sviluppare ciascun capitolo, cui chiederò di scrivere il primo capitolo, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto e così via. E man mano che mi darà i risultati, li copierò e li incollerò su un file Word del mio libro. Iniziamo dal primo capitolo. Scrivi ora il primo capitolo. Far scrivere a ChatGPT un intero libro. Ora voglio che sia chiaro a tutti voi che non ho nessunissima intenzione di mettere in vendita questo libro, ma ho salvato il file e l'ho messo in condivisa in maniera tale che voi stessi possiate scaricarlo e leggerlo per farvi un'idea di quello che ChatGPT può fare e di quello che non può fare. Troverete il link qui sotto in descrizione. Vi faccio vedere anche come si presenta il libro. Io non ho fatto altro che copiare e incollare il testo che mi forniva ChatGPT e l'ho impaginato in un formato Word di quelli che mi fornisce KDP. Questo è un formato 13x20, quindi abbastanza piccolo. E questo è il libro. C'è il titolo, il sottotitolo, l'autore è ChatGPT perché non voglio assumermi la responsabilità di quello che lui ha scritto. È dedicato a tutti quelli che stanno pensando di fare soldi vendendo un libro scritto da una intelligenza artificiale. Ecco qui abbiamo i contenuti, l'indice e ho inserito 12 capitoli perché ChatGPT mi ha suggerito 12 capitoli e il contenuto stesso dei capitoli è quello che mi ha fornito l'intelligenza artificiale. Sono venute fuori una trentina di pagine. Sì, direte voi non sono tantissime, ma è anche vero che è un lavoro che è stato realizzato in poco meno di 2 ore. Ecco, visto in questo modo, il libro non si presenta neanche malissimo. Ma passiamo alle considerazioni. La prima considerazione riguarda la lunghezza dei testi, o per meglio dire la lunghezza delle risposte che fornisce il chatbot ChatGPT. E qui il commento da fare è sicuramente negativo, nel senso che sembra che questo bot sia stato programmato per fornire delle risposte estremamente concise. Cosa che può andare benissimo in certe circostanze, ma non va bene per chi intende scrivere un libro con quelle risposte. Io ho provato più volte a far comprendere a ChatGPT di aver bisogno di un testo più lungo. Anzi, ho addirittura scritto che avrei voluto comporre un libro di 20.000 parole, che credo che sia il minimo per un libro di contenuti, e che quindi, avendomi proposto 12 capitoli, avrei avuto bisogno di almeno 1.500-2.000 parole per ogni capitolo. Di fronte alle risposte del chatbot, che erano sempre molto sintetiche, ho iniziato a lamentarmi ed ho scritto, come in questo caso, ti ringrazio, ma il testo che hai scritto, sempre gentilmente, è lungo solo 230 parole. Io ho bisogno di scrivere un libro di 20.000 parole. Se mi mandi paragrafi così corti,
non riuscirò a raggiungere il mio obiettivo. Per favore, tieni conto della mia esigenza con i prossimi capitoli che scriverai. Scrivi ora il secondo capitolo. E a questa mia richiesta il bot mi ha risposto gentilmente: sì, mi dispiace, farò del mio meglio, ti fornirò dei testi più lunghi. Ma così non è stato. Così, visto che i testi si aggiravano sempre sulle 300 parole, ho insistito, ho continuato a richiedere sempre con più insistenza di avere dei testi più lunghi, come ho fatto ancora con questa frase. Ho scritto: grazie, ho visto che hai scritto 345 parole, ma ne ho bisogno di 2000, puoi scrivere un testo più lungo? E l'ho fatto più e più volte, finché il bot non si è addirittura indispettito e mi ha risposto addirittura questo: mi dispiace che le mie risposte non siano state all'altezza delle tue aspettative riguardo alle lunghezze dei paragrafi. Come assistente virtuale cerco di fornire risposte dettagliate e complete, ma allo stesso tempo brevi e concise, per rendere l'informazione più facile da comprendere e da utilizzare. Dopodiché, ancora una volta, si ripromette di scrivere testi più lunghi, ma sottolinea che la quantità di parole non sempre corrisponde alla qualità del contenuto e mi consiglia, un po' indispettito, di valutare se le informazioni fornite siano complete o utili per il mio scopo, piuttosto di concentrarmi sul numero di parole. In effetti, a un certo punto ho rinunciato a richiedere più parole ed ho preso ciò che il bot mi forniva, e così è venuto fuori un libro che si contiene 12 capitoli, ma in tutto contiene solo poco meno di 5000 parole, che secondo me è una quantità di testo troppo piccola per un libro. Ovviamente si potrebbe ovviare a questo problema, cioè si potrebbe chiedere al bot di scrivere più capitoli o di ampliare i testi forniti, ma qui subentra un altro problema e passiamo al secondo punto, alla seconda considerazione. E la seconda considerazione è quella che riguarda la qualità dei contenuti. Sì, perché scrivere un libro non è soltanto una questione di quantità, ma soprattutto di qualità. E qui l'osservazione da fare è che ChatGPT scrive in italiano corretto, direi molto meglio di uno strumento come Writer che ho testato in precedenza, però la qualità del contenuto è molto scarsa. Anche qui il commento che devo fare non è positivo. Perché dico questo? Perché in effetti molto spesso, 9 volte su 10, ChatGPT scrive dei paragrafi che contengono veramente delle banalità. E si tratta di una cosa che è molto facile da dimostrare. Vi ricordo che il libro che ho scritto, potete scaricarlo anche voi, potete leggerlo tutto per farvi un'idea di che cosa ha scritto. Ma volendo possiamo leggere insieme qualche paragrafo. Ad esempio, il capitolo numero 4 si intitolava, di questo libro, si intitolava Aumentare i propri guadagni. Ecco, vediamo che cosa ha scritto. Per raggiungere la libertà finanziaria è importante aumentare i propri guadagni. Più soldi guadagni, più soldi puoi risparmiare e investire. Bene, una delle strategie più efficaci per aumentare i propri guadagni è quella di chiedere un aumento di stipendio. Ottimo, ottimo suggerimento. Un'altra strategia, andando più basso, per aumentare i propri guadagni è quella di trovare un lavoro migliore. Benissimo. Ancora, un'altra strategia per aumentare i propri guadagni è quella di investire in se stessi. Per finire, un'altra strategia per aumentare i propri guadagni è quella di investire i propri soldi in modo intelligente. Investire i propri soldi in azioni, immobili, obbligazioni o altre fonti di investimento può aiutare a generare entrate passive e aumentare i propri guadagni nel lungo termine. Per chiudere, come fa sempre ChatGPT in quasi tutti i paragrafi, mette una conclusione che sintetizza e ripete quello che aveva scritto già prima. In sintesi, ci sono diverse strategie per aumentare i propri guadagni, tra cui chiedere un aumento di stipendio, trovare un lavoro migliore, avviare un'attività in proprio, investire in se stessi, investire i propri soldi in modo intelligente. Bene, lascio a voi qualsiasi commento, credo che sia
talmente evidente la banalità di ciò che ha scritto che io penso che chiunque acquistasse un libro del genere su Amazon chiederebbe immediatamente un rimborso. Andiamo alla terza considerazione, che è quella che riguarda lo stile di scrittura. Come dicevo, sembra che lo stile di scrittura di ChatGPT rispecchi la fonte di informazioni alla quale attinge l'algoritmo. E sembra che questa fonte di informazioni derivi principalmente da blog di internet. E infatti ChatGPT scrive quasi sempre come se volesse scrivere un blog. Scrive in pratica come potrebbe scrivere un bambino di 6 anni o 7 anni, cioè fa un elenco di cose, una sorta di lista della spesa. Ogni volta che gli chiediamo di sviluppare un argomento, lo stile adottato è quello classico dei blog con i punti elenco, per cui ci sarà sempre un elenco di brevi paragrafi, di 2 o 3 righe, 4, che ChatGPT svilupperà in maniera molto semplice. Questo per i blog può andar bene, forse neanche per quelli, per i libri sicuramente no. Un'ulteriore considerazione riguarda la ripetitività di ciò che scrive ChatGPT. E qui bisogna dire che in un certo senso questo strumento è migliore degli altri provati, sicuramente è migliore di Writer. È migliore anche di Jasper perché riesce a leggere molto più indietro nella conversazione e quindi è vero, sì, tiene traccia di ciò che ci siamo detti prima o delle richieste che sono state fatte prima. Però il problema qual è? Che anche se chiediamo a ChatGPT di rispondere in maniera differente a una stessa domanda, finirà sempre per esprimere il concetto con parole diverse, ma più o meno finendo con il dire la stessa cosa. Per cui ho riscontrato una certa ripetitività anche nei concetti che esprime. Non sono riuscito a far deviare troppo dalla linea il software. Per cui rimango un po' perplesso anche da questo punto di vista. Una quinta e ultima considerazione che voglio fare in merito a ChatGPT riguarda gli errori. Sì, perché la cosa strana è che rivolgendoci a usando un software come questo, che è una macchina che attinge a una moltitudine di informazioni, noi penseremmo, siamo portati a pensare di ottenere delle informazioni sempre complete e sempre esatte. Cosa che invece non è vera e questo è alquanto inquietante. Mi è capitato, ad esempio, durante i miei esperimenti, di chiedere a ChatGPT di scrivere un paragrafo sull'Ikigai. L'Ikigai è una filosofia, particolare filosofia giapponese. Ora, in un primo momento, la macchina mi ha risposto che questo termine era stato per la prima volta utilizzato da uno psicologo giapponese nel 1946 in un proprio libro. Un'informazione molto precisa, al che successivamente ho chiesto alla macchina di dirmi il nome, di darmi il riferimento bibliografico di quell'autore e di quel libro. Mi ha risposto scusandosi, dicendo scusa, mi sono confuso, non esiste nessun autore che ha parlato di Ikigai in Giappone nel 1946. Più generalmente non esistono autori che parlano di questa cosa. E mi è capitato più volte, potrei citare altri casi simili. Per esempio, ho chiesto di fornirmi dei dati che mi ha fornito, citandomi anche delle ricerche scientifiche che riguardavano sempre lo stesso argomento. Ma in una conversazione successiva, quando gli ho chiesto la stessa cosa, mi ha risposto che non esiste nessun dato e nessuna pubblicazione scientifica che citi quell'argomento. Tutto questo è alquanto preoccupante, significa che probabilmente attinge anche alle informazioni un po' in maniera, non vorrei dire alla rinfusa, ma senza a volte un criterio ferreo.
Del resto bisogna dire che ChatGPT è un software che si trova ancora in una versione beta, che possiamo utilizzare proprio perché ai fini della ricerca per la società OpenAI che lo ha sviluppato, viene utile che il software venga testato da moltissime persone, cosa che sta accadendo. Per il fatto che il software abbia delle limitazioni, ecco, questo è messo in evidenza dalla stessa società, che appunto ci dice che qualche volta fornisce delle risposte sbagliate o anche delle risposte che non hanno senso, e in più ci sono anche molti altri limiti che riguardano ad esempio l'uso eccessivo di alcune frasi e così via. Si tratta di un software ancora in via di sviluppo, potentissimo, molto migliore di tanti altri, ma che per gli scopi che ci eravamo proposti all'inizio di questo video, secondo me non può essere utilizzato. Io non utilizzerei perlomeno ChatGPT in questo modo, come vi ho fatto vedere, per scrivere un libro. Come ho detto anche altre volte, si possono utilizzare questi strumenti, ma devono essere utilizzati soltanto come un supporto allo scrittore. Nessun software oggi è in grado di sostituire una persona, un umano, nella scrittura di un libro. Ci possono però dare degli aiuti, e questo devo dire, ChatGPT è un tool che è meglio di tanti altri, anzi è sicuramente il migliore in assoluto per fornirci degli aiuti. Però alla domanda se si possa scrivere un libro con questo software e solo con quello, la risposta è no. E con questo è tutto, la puntata di oggi è stata particolarmente lunga, spero di non avervi annoiato. Vi ricordo, se vi piacciono questi contenuti, di lasciare un like, un commento, di iscrivervi soprattutto al canale e di attivare le notifiche in maniera tale da essere avvisati ogni volta che caricherò un nuovo contenuto come questo. Ciao e alla prossima puntata!